Ha ucciso il figlio autistico e si è tolto la vita David Loudon, un ufficiale della polizia di West Mercia, era caduto in depressione dopo la diagnosi di autismo del figlio di soli 3 anni. Le sue condizioni sono peggiorate durante il lockdown, così dopo essere tornato a casa dalla vacanza ha ucciso il figlio e poi si è suicidato. Loudon, prima di compiere il terribile gesto, ha scritto alla moglie un ultimo messaggio dicendole che sarebbe stata meglio senza di lui. La depressione dell'uomo era peggiorata durante la pandemia. Poco prima era arrivata la diagnosi di autismo del figlio. L'uomo si lamentava che la gestione del bambino fosse molto complessa e il dover stare per mesi chiusi in casa non ha aiutato la famiglia.